abbiamo una nuova speaker che è venuta qui giusto per leggere le dediche. Sì. Si chiama Ariete. Ciao. Allora, Ariete, leggi al 333-64-4410 i messaggi che arrivano. Se vuoi il disco, puoi cambiarlo. Io puoi mettere il tuo, magari. Esatto, io ero rimasta molto colpita da. Ciao Antonio, mi fai sentire un brano che non è il mio, quindi non è. E di al mio amore Giuseppe che lo amo tanto tanto. Bacioni, buona domenica a tutti voi. Buona domenica. Ariete, sulla mia norma. Ciao ragazzi. Allora, che bello ritrovarti. La voce grazie. C'è, dobbiamo lavorare un po' sul ritmo. Ok. Perché sai dovrei che farlo tipo... Ciao. Ciao Antonio, mi fai sentire... E dillo al mio amore Giuseppe che lo amo tanto tanto. Bravo. Buona domenica a tutti voi. Sì, perfetto. Bravissima, bravissima. Come stai? Benvenuta io a Battiti, bentornata. Grazie ragazzi, io sono una bomba. Voi che dite? Benissimo. Noi bene e felici di rivederti in un periodo di tempo in cui sono cambiate tantissime cose. Tante, un po'. Sì. Raccontaci un po', com'è andata? A Sanremo, allora noi ci siamo visti la prima volta nuovi. Che credo fossi a scuola, fossi impegnata con la scuola, insomma, alcuni anni fa, quindi sì. Insomma, di cose ne sono cambiate sicuramente. Ci siamo visti nel 2021 sicuro al Battiti Live, sì. A Otranto. Esatto. E lì avevo appena fatto la maturità. Ah, infatti, e, ricordavo. E niente, che cosa è cambiato? Sto fissata a Roma. Ti sei diplomata. Mi sono diplomata. Se vogliamo partire, sono nata, capite? Se vogliamo partire dagli anni 2002. No, comunque scherzi a parte, ho fatto tante cose. Sì, Sanremo, sì, ho scritto tanto, ho preso casa a Roma, quindi sto fissa lì. E quello è un passo importante, sì, sì. No? Che cambia, sì, sì. Cambia tutto, anche musicalmente, sì. Se vogliamo. Sì, sì, cambia sì. Lo scenario, cambia l'ispirazione o no? Certo, sì, vabbè, per me... Roma è proprio casa ed era giusto comunque che comprassi casa lì e andassi lì fissa. Sono tanto contenta e quindi sì, sono cambiate tante cose ed è bello così. Non vedo l'ora di stare col flusso, insomma, diciamo così. Palco di Sanremo, palco sicuramente importante, un palco in cui si sente una certa pressione, immagino, sì, no? Sì, assolutamente. Però posso dire, io sì, come ogni cosa me la sono vissuta molto tranquillamente. Io sono sempre molto tranquilla. Ovviamente l'ansia, i primi giorni, il primo sì. Giorno soprattutto c'era. Però poi ti rendi conto che come tutto alla fine è un gioco, no? Cioè, okay. Stai lì non per vincere, non per perdere, per giocare, per divertirti. E per me l'approccio fondamentale alla vita, al lavoro è questo. Senti, ma noi ci siamo sempre chiesti, e lo chiediamo spesso anche agli artisti, se quando salgono su un palco importante o hanno un po' non dico di paura, di emozione sì. Grande, fanno dei riti scaramantici oppure delle cose, delle azioni sempre uguali perché non magari... Non me la vedo a rete scaramantica. No. Zero. Proprio... Pure a Sanremo non ho fatto nulla, proprio... Io non vado abbastanza tranquilla, proprio col flow, cioè sai che vuol dire... Però ci sono delle cose che magari 100%. Non devono mancare, no? Cioè nel senso una... Il cappello mezzo, il cappello, una specie di coperta di Linus. La prima sera a Sanremo non avevo il cappello e mi sono sentita mezzo nuda. Forse nuda. Esattamente. Sì, assolutamente. Quindi diciamo che tralasciando quello, no, non riti scaramantici, nulla che mi serve, cioè devo stare a mio agio con me stessa. Ok, quindi sei nel flusso delle cose sì, che accadono. Sì, assolutamente. Dall'ultima volta che ci siamo visti è arrivata un'altra ora. Sì. Ecco, una canzone bella, in perfetto stile. Infatti è arrivata Ariete. Un'altra ora rispetto all'ultima volta. Sì, 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 l'altra volta è arrivata un po' dopo. Adesso non ricordo bene la scaletta, sai, sono passati alcuni anni. Dicevo, una canzone in perfetto stile Ariete, nel senso sì. Che... Siamo nel tuo mondo, ci proietti nel tuo mondo. Sì, ci provo sempre. Per me in realtà l'importante è quello, perché poi sono dell'idea che per fare musica tutti riescano a fare poi bene o male un po' tutto, capito? Però non bisogna mai perdere, secondo me, la propria identità. E la mia identità è proprio questo, cercare di far passare quella che sono io, le mie idee, le cose che mi stanno a cuore... E in qualsiasi salsa lo faccio, comunque l'importante è che quello rimanga per me. Ecco, e come fa un artista, un cantante a costruire la propria identità, magari musicalmente? Se si costruisce con il tempo, magari non lo so. Io non ho costruito molto, cioè io proprio per me lavorare con la musica in realtà è semplicemente vivere. Spontanità. Cioè sì, io vivo e quindi imparo e quindi scopro e quindi scrivo, insomma. Non c'è niente di più strutturato di questo, quindi secondo me almeno il mio processo creativo
è quello di vivere, uscire tanto, andare a ballare, andare a viaggiare, insomma. Pensavo fare queste cose a quanto cose si possa essere spontanei e quanto convenga essere spontanei anche nel mondo che viviamo oggi, dove siamo sempre in contatto con mille persone, no? Certo. Parliamo ad esempio dei social, cioè ad un certo punto poi ti girano, no? Cioè, sì. Penso in generale. Sì, sì, sì. Io devo dire che i social mi sono un po' allontanata da quella roba lì, ma subito dopo la quarantena, cioè quando abbiamo iniziato a vivere di nuovo, io i social li ho iniziati a mollare un po'. Poi succedono sempre quelle cose sui social che ti fanno girare un po' le scatole, diciamo. Io cerco di non darci peso l'80% delle volte. E poi c'è anche quella volta che rispondi, che sbotti e non ce la fai a tenertela, cioè, perdonami, no? Ma tu chi sei? Cioè, capito? Cioè, il fatto che tutti pensino che perché tu sei più esposto di altri, allora tutti possono parlare di te come se fossero i professori a un esame universitario, cioè, non funziona così, capito? Qualcuno ogni tanto glielo deve ricordare, perché sennò, cioè, a sto punto mi vado al circo, esatto. Che devo fare? Direi che perfetto così. Il messaggio è chiaro, chiaro. Devo sì, dire chiarissimo, e ci sentiamo di condividerlo. Grazie ad Ariete, ci vediamo stasera, ragazzi, sul palco dei battiti live con Cappellino. Dai, certo, dire che pare che non ce l'ho. Stasera, grazie. Grazie, stasera, ragazzi, grazie. Grazie ad Ariete. Grazie.